Da JB Cars, concessionario ufficiale Jaguar Land Rover, questa introvabile F-Type SVR, nuovo colore, Jola Green, il nuovo verde inglese di Jaguar Land Rover dell'anno 2023, soli 7.000 km, una vettura che presentiamo a 105.000 euro, IVA esposta, IVA compresa, ancora con i 5 anni di garanzia ufficiali della casa. La trovate sul sito jbcars.it. Solo da Kimoto, Moto Guzzi V85, parco stampa chilometri zero a 9.900 euro. Non fatela scappare! Scegli DR da Fassina, Via Grassi 98 a Milano. Ciao a tutti, sono Alessandro Motoway, sono qui per presentarvi questa fantastica Z650 RS, colorazione 2022, moto nuova ancora da immatricolare, a un prezzo incredibile di 6.990 euro più immatricolazione. Cosa aspetti? Non fatela scappare, ti aspettiamo in Motoway. Nuova Volvo X30 qui da Svezia Car, auto di grande successo. Venite a scoprire le formule d'acquisto con rata mensile, valore di riscatto finale, manutenzione, assicurazione, garanzia estesa, tutto incluso. Vi aspettiamo per una prova su strada qui da Svezia Car, via Giovan Battista Grassi 98 a Milano. Ciao ragazzi, sono Alessandro Bernasconi. Siamo in Bike House Como a Grandate, vi aspetto, siamo una concessionaria ufficiale per la provincia di Como, per BMW. Da noi potrete trovare le moto nuove, le moto usate, le moto dimostrative da poter provare, abbigliamento e tutti i servizi dell'officina. Vi aspetto qui a Grandate, in Bike House Como. MT07 2024, in tutte le colorazioni c'è una promozione che vi dà 1000 euro di vantaggi, o sul ritiro del vostro usato, oppure come accessori in sconto. Venite Motor Times, Saronno e Legnano a trovarci quando volete. Evocomp Composites produce parti custom e aftermarket in fibra di carbonio per moto Ducati e non, e ti presenta la sua protezione in carbonio per panigale di 4 con scarico Acra. Per tutte le parti speciali per la tua moto visita evocomp.eu. E offertona anche sulla nuovissima Transalp, che potete acquistare solo da Motostar al prezzo di 10.000 euro franco concessionario. Non fatevele scappare! Ciao, sono Andrea del concessionario Medeomoto. Ho qua davanti l'SRT 800SX nuova, full optional, a un prezzo imbattibile di 9.590, monte di serie, paramotore, cavalletto centrale, manopole riscaldate, sella riscaldata, 1.800 di cilindrata che eroga 92 cavalli. Il tutto qua a 9.590 euro, vi aspetto per... Buonasera amici da Paddock TV, Bob TV con Box Gianola. Ezio che le drea tribula perché il telefono è il va e il vegna, il va e il vegna. Ciao Ezio, come stai? Ciao Bob, lo sai che qua noi la corrente la paghiamo giorno sì e anche l'altro pure. Vuoi la mia montagne? No, è che c'è un tempo da Caimani. Lo so, a chi lo dici? A chi lo dici? Ho fatto oggi, ragazzi, ho fatto 450 chilometri con un BMW C1 del 2001. Vi dico solo questo per dirvi come sono messo, sono disintegrato, però contento e felice, insomma, quando si lavora è sempre bello. Un saluto a tutti gli amici che stanno seguendo la diretta, quelli che seguiranno Borgianola invece sul canale. Allora Ezio, io ti farò poi fare delle domande dagli amici, che già qualcuna è arrivata, poi tenetele in serbo ragazzi perché le facciamo. Facevo fare a Ezio, se siete d'accordo con me, il punto sui test. C'era una domanda prima di Camillo. Camillo, me la rimandi tra un pochino, perché adesso arrivano altri messaggi, lo perdo. Però Camillo Ciotti, segnati, se mi rimandi la tua domanda su Marquez, dopo la facciamo a Ezio. Ezio, che idea ti sei fatto dopo aver visto i test di questa settimana? Allora, l'ultima volta che ci siamo sentiti, sapevi un po' come la pensavo. Cioè io ormai parto di quello che si vede, e quelli che tutti hanno visto anche in questi test nel Qatar. Io conosco bene quella pista, sono stato varie volte con vari piloti e ti dico che è sempre una pista un po' difficile da interpretare, perché è una pista che quando c'è un po' di vento c'è la sabbia, però a parte il discorso di quello che trovano i piloti, poi li trovano tutti uguali, perché quando fanno i test più o meno
hanno parecchio tempo a disposizione. Poi dopo, comunque, il verdetto è che secondo me il Pecco è un po' l'uomo adesso da battere. Quello che aspettavamo vicino a lui e Bastianini, che prende un decimo, in realtà è che Bastianini lì è un altro che va forte, perché rispetto a cominciare la gara che hanno fatto l'anno scorso a Portimão, dove lui non è andato tanto bene, sia in prova e poi dopo è successo il patatrac con Marini, è una pista che lui, quando era nel Tinguesini, ha già vinto. Quindi potrebbe esserci, così sulla carta, una guerra in casa. Ma io quello che ti dico è che secondo me, a parte Martin, che ha fatto il settimo tempo e prende già mezzo secondo e mezzo, e che è tanta roba, però poi non ho capito se si nasconde o se non ha ancora digerito l'aerodinamica della 24, perché la 24, la Ducati di Pecco e Bastianini, mi sembra che loro hanno in mano una moto che ha qualcosa in più della 23. Solo, come ti dicevo, Martin, che fa un pelo più fatica, ma dalle sue indicazioni, ho sentito anche il mio vecchio tecnico Romagnoli, che è un po' la carena quella che gli dà un po' più fastidio, perché è uno comunque che il gruppo è quello tre, sono ancora con l'aggiunta di Bastianini, sono sempre loro due più Bastianini. Bastianini lì darà fastidio secondo me, perché lo vedo in palla, sta andando forte, e in gara sappiamo che uno che negli ultimi 5 giri, nelle gare che ha vinto, è sempre quello che ha risparmiato la gomma per come guida, quindi per Pecco è un avversario in più lì con Martin. E poi ci sono gli altri che sono l'Aprilia, mi ha fatto una grande impressione, perché con Espargaró, che è sempre terzo anche nei test di Sepang, lì bisogna vederli in gara, perché in prova stanno andando molto forte, bisogna vedere sul passo che cosa succederà, perché anche Raul Fernandez, che è un giovane, prende 3,9 con l'Aprilia, comunque si sta trovando, e anche gli altri stanno andando bene, perché comunque Minale, se sesto, prende 4 decimi e rotti, quindi un'Aprilia molto forte, l'Aprilia c'è e vediamo, però deve essere costante su tutto l'anno, questo è importante. Poi dopo abbiamo Digia che prende mezzo secondo anche lui, però alla 2023. E qua però, come avevamo parlato Bob l'altra volta, è il discorso Marquez. Cioè Marquez ancora non ha bene in mano la moto, quando ha cominciato a menare è scivolato, però comunque non è che prende tantissimo. Però dalle sue dichiarazioni dice che comunque quei tre che abbiamo citato prima, Ducati, sono un po' più avanti sia sulla velocità che sul passo, e hanno la 24. Secondo me la 24 è un pochino più evoluta, e per quello che ho visto è che se Pecco e Bastianini riescono ad andare così forte, ma in poco tempo, vuol dire che hanno lì una moto della Madonna, perché comunque riescono a buttare tutto sull'asfalto in modo veloce e costante, quindi hanno fatto un gran mezzo. E l'aerodinamico, che ne abbiamo parlato tanto l'altra volta, è invece importante per la carena 2024. Quindi a questo punto qui l'unica squadra, dopo parliamo delle altre due, è la KTM, che ha avuto un sacco di problemi, però secondo me nell'otto potrebbe anche starci. Però abbiamo visto che Binder nel momento del time attack è caduto, ha preso 6 decimi e 3 dai primi, e 11 e 12 c'è Miller e Oliveira a 7-8 decimi. Però Binder secondo me può andare più forte, e anche lì bisogna vedere sul passo che cosa succederà. Per chiudere tutta la carrellata, male, 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 partendo dal 14° tempo, che è di Quartararo con la Yamaha, e di Rischi il 16°, che vanno da un secondo a un secondo e uno, un secondo e due, qua la vedo dura. Quindi non mi sembra che siano, anzi, siano messi peggio ancora. Hanno trovato velocità, però il bando della Matassa, mettendo insieme tutta la moto, anche se a Rischi è un pilota veloce, la Yamaha la vedo malissimo. Peggio ancora, il gruppo Honda, che dal 17° Zarco, Nakagami, Mir e Marini,
la prendono da 1,2 a 1,5, cavolo, siamo veramente fuori strada. Poi starei a dire, stiamo migliorando, ma gli altri hanno buttato giù 8 decimi di pecco, il record della pista, magari le condizioni possono essere meglio di quando fanno le gare, ma non poi tanto, perché non è che c'è tanto alla prossima gara, quindi il clima è quello lì, è che viaggiano veramente da far paura. Mm-hmm. E quello che dice Marquez, e comunque dice, vede, non è stupido, a me manca ancora qualcosa, intanto non alla 2024, sicuramente sta cercando di prendere il ritmo e deve fare gare sempre stando lì davanti, gli altri hanno un po' di vantaggio, quelli che abbiamo, Ducati 24 ha qualcosa in più e si vede. Ok, Ezio, hai fatto un riassunto assolutamente chiaro, esaustivo, limpido, non fa una grinza. Io quello che però vorrei capire da te, sapete che io sono sempre quello che va a cercare, no, di, però il campionato, sì, no. Il campionato è finito quello 2023 con la vittoria di Bagnaia, con un Martin che nelle ultime 5-6 gare andava il doppio di Bagnaia, cioè l'uomo da battere all'inizio di quest'anno secondo me dovrebbe rimanere Martin per come ha finito il campionato. L'ha vinto Pecco con merito, però era abbastanza evidente ho sognato che Martin nelle ultime gare andava molto più forte di Pecco, cioè sembrava veramente molto più in forma. Adesso non capisco la sosta e i primi test perché hanno portato Bagnaia di nuovo alla supremazia che aveva forse all'inizio del campionato 2023, no? Cioè senza una ragione apparente, a meno che lui non si sia veramente trovato molto meglio con la 2024. E poi devo dirvi una cosa sulla 2024, perché sono stato cazziato pesantemente ieri da un amico molto ben informato e ho detto, boh, basta con questa storia della 2024, sì, c'è qualcosa di diverso, ma non è un'altra moto, no, non è un'altra moto, è affinata in alcuni particolari, ma cercate di dire le cose come stanno, non è un'altra moto rispetto a quell'altra. Per cui io voglio capire da Ezio, dal punto di vista del pilota, perché adesso Bagnaia, tu hai detto, è l'uomo da battere, perché è primo in questi test qua in maniera perentoria, però la stagione che è finita conta o non conta nel modo in cui è finita, in cui Martina andava molto più forte? Chiedo, Ezio. Ma intanto bisogna vedere chi è quella persona, e lo so che non lo puoi dire, che ti dice che non è tanto differente. Intanto non differente, allora anche la peglia non è tanto differente, però intanto è più vicina, cioè è qualcosa la 2024 ha di più, perché se no questo è sicuro. Ma il fatto aerodinamico, hanno messo molto i puntini sulle i sul fatto aerodinamico, perché se già Bagnaia dice è meglio, e lo dice anche Bastianini, è meglio. Cioè, quando fai fatica a capire, quando vai in moto fai fatica a capire la differenza, non è meglio niente, cioè che magari senti ogni tanto quella della marca prova qualcosa, non è meglio niente e fa fatica. Per quanto dicevi tu il discorso piloti, non lo so se Martin si sta un po' come può essere l'impressione, cioè, nel senso, l'ho visto in questi due test, perché di solito, come tu hai detto, è uno che mena, si fa subito lì, cioè vuole subito venire al dunque, è un pilota così, un po' come faceva Marquez un po' di anni fa, e quindi è difficile da capire, e noi dobbiamo aspettare la gara, perché a quel punto lì vediamo cosa farà Martin, perché se hai pensi di essere un pelo superiore o fare meno fatica, cioè e Martin, secondo me, come hai detto tu, le gare che abbiamo visto, a parte l'errore che ha fatto quando è proprio caduto, che gli ha dato la via libera a tre gare alla fine a Pecco, lì si è un po' tirata la zappa sulle palle, lì è finita la storia. Per quanto riguarda, avevamo visto forse un Martin leggermente superiore, e un Pecco faceva fatica a stargli dietro. Quindi ha fatto un po' tutto Martin, si è auto un po' eliminato, poi nell'ultima gara ha combinato, però il mondiale è finito lì, perché poi Pecco ha anche giocato un po', diciamo, è stato un po' la finestra, e quindi alla fine
ha avuto ragione lui. Secondo me Martin è quello che ha fatto un po' tutto, un po' tutto lui, e vediamo adesso. Secondo me comunque Pecco Bastianini farà una bella lotta, ma anche Martin, questi tre qua, vediamo cosa succederà, perché poi è tutto lì, difficile capire se lì c'è un posto nascosto o hai qualche problematica nella messa a punto della 2024, che non sappiamo cos'è. Cioè, lui ha accettato la carena negli ultimi giri, ha trovato un setup che gli piace, e quindi perché vede che la 2024 con gli altri la stanno spingendo un po' di più, quindi non ci sarà quella tanta differenza, ma quei livelli lì, io ti dico Bob, tre decimi è una, quasi difficile da dire, ma un abisso. Oggi tre decimi è tanta roba, è così, perché c'è poco da dire, perché poi quando finisci la gara tre decimi questa è 35 secondi a fine gara. Ragazzo, per quanto so, tra l'altro, anche nella 2024 non è proprio tutto rose e fiori, no? Evidentemente il fatto che si sia provato in Qatar un tracciato dove, a detta anche di Bagnaia, di altri piloti, il grip è molto elevato, da quanto so Ezio, non sono riusciti a valutare perfettamente il comportamento della 2024, cioè è andata molto bene. Ciò non vuol dire, evidentemente, ce lo insegni tu, che questa soluzione, quelle adottate sulla 2024, possano valere su ogni circuito, per cui probabilmente queste condizioni erano le migliori per provare questa nuova moto con la nuova carena e le nuove specifiche create da Dall'Igna e dal suo gruppo di lavoro. Questo non per dire è andata bene, è davanti per fortuna, è sicuramente una moto che ha uno step evolutivo, però forse giocare già fuori da contare fuori dai giochi Martin sulla base di quello che ha fatto vedere nella seconda parte di campionato, e qua dico a Nico, so che Bagnaia è sempre andato a podio, lo so che è sempre stato molto costante, ma non penso di essermi sognato, Ezio me l'ha ce l'ha confermato, di aver visto Martin decisamente superiore a Pecco, che era in affanno, cioè non riusciva a tenere il passo di Martin in più di una gara. Poi è andata come è andata, per fortuna per Pecco, super meritato, non ha rubato niente, però non lo so, vederlo assolutamente fuori dai giochi, io probabilmente in questo momento, visto come è finito il campionato, Ezio, Martin l'avrei visto più davanti di Bagnaia, no? Nella prima gara teoricamente più in forma, poi se non si trova con la 24 cambierà tutto il discorso, però forse anche un po' presto per valutare la 24. Ma l'adattamento del pilota, allora puoi dire anche di Bezzecchi. Cioè Bezzecchi sulla 23 sta facendo fatica, sì. Cioè, eppure è meglio della 22, però se ci ricordiamo l'anno scorso non tutti con la 23 si sono trovati bene subito, Bastianini ha fatto fatica, mi ricordo anche all'inizio Martin ha fatto fatica, poi dopo ha trovato la quadra e sono andati bene, bisogna vedere. Poi guarda, sul fatto delle piste, allora Sepang c'è la miglior pista della stagione, sono stati i test dell'altro giorno, ma quando verranno a fare la gara, e poi è la gara una cruciale perché è una delle ultime, ma lì poi c'hai 60 gradi di asfalto, c'hai una componente diversa, cambiano i tempi, è vero che i piloti arrivano più allenati e la moto è al top della sua messa a punto, però poi bisogna sempre vedere, perché il campionato è con le sprint race così è tanto lungo, cioè lì c'è anche che bisogna pensare a cadere poco, cioè, e questo è il punto, cioè Bagnaia, come diceva Nico, il telespettatore, l'ha vinto forse più a punti, ha fatto meno errori, in realtà, che poi ne ha fatti anche lui parecchi, durante la stagione, ma nel momento clou l'errore l'ha fatto Martin. Se Martin non cade lì, dove era Malanica lì, come si chiama? Indonesia, non so, sì. A tre, ok, ma se non cade lì il mondiale l'ha vinto lui, sì,
non ce la faceva più Bagnaia, perché era in una fase di volà, era in un momento pazzesco, quindi non fermarmi più, sai, quando parti, che c'è tutto a posto così, come quando però è caduto e è finita lì, perché dopo c'hai poche gare, è andato a 25 punti se non ricordo male, Bagnaia è Bagnaia, cioè Bagnaia è un po' il meglio di tutto in questo momento, però vediamo, perché basta che viene un po' di vento settimana prossima, cambia, che poi cambia anche da un turno all'altro, non da un giorno all'altro, perché girano alla sera con una temperatura, poi va giù alla sera di 7-8 gradi rispetto a quello che alle 5 del pomeriggio, alle 6 del pomeriggio, ed è un casino lì, perché quando viene su tira tutta la sabbia in pista, e lì mescolano le carte, perché poi viene mescolato tutto. Quindi adesso nelle migliori condizioni, diciamo, delle piste, cioè la moto migliore, il pilota più in forma rispecchia un po', fino a un certo punto, secondo me, guarda, Pecco, Bastianini, Spargarò, Marquez, Fernandez, diciamo mina vagante, però è andato forte, però se no Vinales, Martin un po' indietro, il Digia, Binder e Bezzecchi in 10, cioè questi qua ricalcano un po' dove sono, cioè anche Marquez quarto, e lo stiamo un po' valutando perché non sappiamo bene né dove è lui né dove può arrivare, ma intanto è lì, conosce sempre un po', secondo me dietro se la gioca così. No, assolutamente sì. Io devo dirti, lo dicevo ieri sera, mi spiace innanzitutto che Morbidelli non stia bene, si è fatto male e la situazione, ragazzi, è complicata, speriamo che possa ancora la prima gara, ma la vedo dura. Mi spiace che non ci sia stato il Morbido a fare i primi tre test con Marquez, perché sarebbe stato un paragone per capire come si adattava uno e l'altro, no? E, tra l'altro, Franco, con la 2024, però sarebbe stato interessante vedere da Valencia al Qatar, a Losail, come cambiava, no, l'evoluzione dei due in termini di tempi, anche se secondo me i tempi, soprattutto per Marquez, sono da prendere un po' con le pinze, perché sarebbe stato l'unico modo per capire il lavoro che ha fatto Marc, no? Io credo che dopo tre volte che l'ha guidata, cioè la terza sessione, di cui una Valencia di un giorno e basta, e le altre due, secondo me è già messo molto bene, no? Ed è un segnale. Io pensavo che lui riuscisse a fare un tempo per far vedere che comunque al Gran Premio dice ci sono anch'io, no? Sono una sorta di suonare la campana per svegliarvi un po' tutti dal torpore, e lo ha fatto. È peccato che non abbiamo un'altra prova, no? Con un altro pilota che avrebbe debuttato insieme a lui con quella stessa moto. Mi fai fare una pausa velocissima, tieni a mente quello che stai per dirmi, fatemi salutare il Brusco, che non so se non sta bene. Brusco, tranquillizzami che non mi hai risposto al messaggio, fammi sapere come stai, torniamo subito, ciao. Da JV Cars, concessionario ufficiale Jaguar Land Rover, questa E-Pace Approved, 24 mesi di garanzia, di agosto 2019, soli 101.000 km, la presentiamo a 26.900 euro, la trovate sul sito jvcars.it. Ciao ragazzi, sono Luca di Motoway, concessionario ufficiale Kawasaki, volevo presentarvi questa fantastica Z900 2024 in promozione a 8.990 euro franco concessionario. Moto pazzesca, prezzo incredibile, vi aspetto in concessionaria per provarla. Ciao! Sono due delle grandi novità 2024 targate Fassina. Parliamo di Evo e di R, due brand assolutamente italiani che fanno della tecnologia, della dotazione super completa di optional di serie, il loro punto di forza a un prezzo incredibile. Vi invito a scoprire Evo e di R al Car Village Fassina in via Grassi 98 a Milano. Non rimarrete delusi. Ciao, sono Andrea del concessionario Medeo Moto. Ho qua davanti l'SRT 800 SX nuova, full optional, a un prezzo imbattibile di 9.590, monte di serie, paramotore, cavalletto centrale, manopole riscaldate, sella riscaldata, un 800 di cilindrata che eroga 92 cavalli, il tutto qua a 9.590 euro. Vi aspetto per vederla insieme. Ciao! Fassina presenta Alfa Romeo Stelvio T 2002 turbo diesel 210 cavalli, chilometri zero, colore rosso, tetto nero spettacolare,
a 52.800 euro per la tua auto, scegli Fassina. Eccole qui le colorazioni 2024 del fantastico XADV. Sono oggi tutte disponibili in pronta consegna, ma solamente da Motostar. Vi aspettiamo, non perdeteli! Fassina presenta Volkswagen Golf Evo 1500 TSI 130 cavalli con soli 30.000 km a 23.600 euro. Per la tua auto scegli Fassina. Nuova Tracer 7 modello 2024, promozione fino a 1.000 euro per coronare il tuo sogno di andare in sella ad una Yamaha. Motor Times Yamaha ti aspetta a Saronno e a Legnano. Evocomp Composites produce parti custom e aftermarket in fibra di carbonio per moto Ducati e non, e ti presenta la sua protezione in carbonio per panigale di 4 con scarico Acra. Per tutte le parti speciali per la tua moto visita evocomp.eu. Ciao ragazzi, sono Alessandro Bernasconi, siamo in Bike House Como a Grandate, vi aspetto, siamo una concessionaria ufficiale per la provincia di Como, per BMW. Da noi potrete trovare le moto nuove, le moto usate, le moto dimostrative da poter provare, abbigliamento e tutti i servizi dell'officina. Vi aspetto qui a Grandate, in Bike House Como. Eccoci qua, ben ritrovati. Ecco, ho beccato intanto la domanda di Camillo d'inizio puntata, Ezio, perché ha attinenza con il discorso che stiamo facendo su Marquez, devi darci poi tu una risposta, però fondamentalmente dice l'unico pilota che ha avuto poco tempo per guidare la moto nuova, gli altri ducatisti sono anni che la guidano, però c'è da dire che Alex l'anno scorso si è abituato abbastanza velocemente, motivo per il quale c'è molta fiducia che Marc ci metta poco ad abituarsi alla Ducati. Ezio, a te la risposta, a tutti noi. Sono d'accordo con lui, non è ancora secondo me lui al 100% sulla moto, e non può essere logicamente, cioè, se lui dovesse essere oggi primo con la 2023, anche se prende 3,8 decimi non è tanto, ma io penso che 3 decimi sono tanta roba a questi livelli. Gli altri si dovrebbero ammazzare, perché se te l'hai usata 4 volte vai già così. Però ho visto che già, vedi, lui, diciamo, su quelli che sono lì da un po', però lui è già un po' più avanti di Bezzecchi, è già un po' più avanti di Gian Antonio. Vabbè, come hai detto te, non c'è il morbido, però ha la stessa moto ed è primo di loro, quindi lui, bensì che non abbia in mano tutto, io sono convinto che gli mancherà 10-15% ancora per conoscere bene la moto e anche lui, però vorrei vederlo in gara, perché in gara può cambiare tutto, cioè nel senso, adesso ognuno gira da solo, si trovano poco, se ce n'è uno davanti più del gas fanno i giochetti, non stanno lì troppo a, quindi girano un po' da soli, punti di riferimento ce ne sono di più, soprattutto uno come Pecco che o Martin, Bastianini lì li ha, sono più avanti per capire il limite della moto, secondo me, adesso come adesso. Logico che uno come lui non ha il limite della moto, quindi può diventare pericoloso se prenderà in mano come aveva la Honda che faceva quelle cose che quando stava in piedi con lo stesso tutto sotto riusciva a stare in piedi, faceva cose. Qua la moto è completamente diversa, quindi è una moto più lunga, il davanti è molto più in terra, cioè lui deve guidare più rotondo, ormai la moto non la guidi più di traverso come faceva con la Honda o robe del genere, quindi deve andare molto veloce, molto forte, tenendo delle linee. A quando vediamo Pecco, ad esempio, uno come Martin già che guida a volte più sporco, la Ducati quando la guidi sporca non funziona bene, secondo me. Quindi Pecco quando lo vedi andare forte sembra che non faccia neanche fatica e deve arrivare ancora a quel punto lì. Tanto è vero che quando lui ha spinto probabilmente ha sbagliato proprio determinate situazioni, cioè spinto nel posto sbagliato, al momento sbagliato, però gli serve per capire, perché prima con la Honda era in terra ogni 2 secondi e per stare in piedi doveva tirare via il 10% del gas. Qua invece forse non ho ancora capito i limiti di questa moto, quindi cioè Marquez è uno che
può diventare tanto pericoloso, però ha bisogno secondo me di fare tante gare, stare lì. Se a volte c'è un gap un po' troppo, magari perché da Pecco può anche prendere, non è che lo prende, anche da Martin, però se riesce a stargli vicino, poi è uno che può diventare, per l'esperienza che ha, molto pericoloso. Poi di Bob ti dico, ma Mark sarà quello che abbiamo visto l'ultima volta che andava forte, cioè 3 anni fa? Non te lo so dire, forse no, ma nello stesso tempo ha bisogno di cambiare quello che aveva fatto una volta. Poi probabilmente questi ragazzi qui vanno forte pure loro, anche loro, del Pecco, cioè non è che io, per me è tanto completo, bisogna vedere, perché il gap è lì, cioè lo dice anche lui, non è ancora a quel livello lì. Però due cose mi viene in mente: ci può arrivare come guida e conoscenza della moto, o non ci può arrivare perché la moto sua non è portata come gli altri due, dico, diciamo Pecco. Questa è la domanda. Penso, che... Io purtroppo più di tanto non posso dire, però ti assicuro che ho parlato di questa cosa con chi sa, chi ha visto il lavoro. E ti dico che c'è un lavoro di affinamento che Mark deve fare per uno stile di guida che ha portato sulla Ducati e che gli deriva dalla Honda, perché doveva per forza guidarla in quel modo, ed è sinceramente, da quello che mi hanno detto, il modo di guidare le moto, quello che usava Marquez, tra l'altro lo usava meglio degli altri, però era il modo, diciamo, di guidare le moto, no? Quello della Honda. Questa qua va guidata in un modo diverso, però ti assicuro chi, magari, cioè, ci sono anche tifosi di Marquez, no? Ci sono anche quelli che lo detestano in questa chat, finché tifo educato va bene tutto. Mi hanno anche detto che non hanno, ma non il minimo dubbio, ma zero dubbi, che lui cioè, ha già capito, no, che cosa deve fare. Valencia è stata una pista che lo ha un po' ingannato, nel senso che gli sembrava tutto molto più naturale, molto più semplice, paragonato a quello che lui faceva in Honda, per cui ha portato il marker di là, l'ha messo lì, andava benissimo, no? Difatti senza fatica volava il ragazzo. Qui in questi circuiti invece ha dovuto affinare, Ezio, delle caratteristiche, delle modalità di utilizzo di acceleratore, freno, eccetera, che non erano quelli che lui usava di là, per cui è vero, mi ha detto, guarda, questa cosa è vera, però A l'ha già capita e B non abbiamo dubbi che riesca a trovare la soluzione, ad andare come sa andare nel brevissimo. Che poi la 23, come diceva qualcuno prima, non basti per battere Bagnaia, Martin, Bastianini, speriamo che Morbidelli, con la 2024 non lo so, io sinceramente anche con la 23, Ezio, non riesco a vederlo inferiore a nessuno di quei quattro lì, per cui lo vedo come uno che darà di tutto e di più, e so di per certo che lui ha detto che la moto che gli avrebbero dato gli sarebbe andata bene, questo l'ha detto prima, cioè datemi una moto, quella che è, io uso quella e mi va bene quella moto lì. Questo secondo me vuol dire grande sicurezza e grande consapevolezza del proprio livello. Dopo se la giocherà, come dicevi tu, può perdere, però io non riesco a metterlo dietro a nessuno di quei quattro lì. No, ma come pilota palmarès così è così, questo è, io penso che lui vuole imparare a guidare una moto nuova e la Ducati la deve guidare perché la deve capire, perché io, come ti ho detto l'altra volta, la Ducati lo porta un po' in giro, lei porta in giro lui, nel momento in cui comincerà a dargli del tu, e questo viene solo con chilometri, capire tante cose, perché ci sono proprio veramente tante cose da capire, perché ci sono situazioni che cambiano in continuazione, quando parti con la gomma morbida, la gomma media, la gomma dura, più benzina, meno benzina, più la gestione elettronica in un modo. A volte ho sentito dire che è partito, non si è dimenticato di tirare via l'abbassatore, per dire, no? Cioè, quando c'hai da pensare tante cose, e poi dopo quelle tante cose lì
è che te a fine della fiera devi dargli il gas, cioè nel senso che poi metto però poi bisogna avere fretta e gli altri vanno e lui deve recuperare lui fisico, mente, guidare e Ducati che è nuovo. Quindi però cioè, lui dice sono lì vicino ma mi manca un pezzo, cioè lui lo vede il passo perché ormai i dati della Ducati si vedono, li vede anche lui, non si trova in pista ma poi vede un po' tutto, no? Il discorso che per me lui adesso i 3 decimi, quasi 4 che prende fa fatica, però ci sono tante gare e l'importante io, tu gli credi? Tu gli credi a tutto quello che dice? No, tu però cioè, alla fine lui quando sarà a posto sarà un mal di testa per gli altri, penso, perché sono anch'io convinto che dalla 23 alla 24 come dalla 22 alla 23 non è che ci sono 30 cavalli. Certo che uno come Pecco e Martin, soprattutto, spero anche Bastianini, quando tu riesci a sfruttare al 100% anche la Letta, questo, tutte le piccole cose, ti fanno i 3 decimi. E i 3 decimi sono tanta roba quando sei così. Quindi, sì. Secondo me, Marquez è ancora un po' lontano da quello che può essere il 100% su quella moto lì. Io penso così, non è che si sta tanto nascondendo, ma ha bisogno ancora un po'. Poi vabbè, penso che lo sa anche lui che deve andare a rischiare, cioè con la Honda, vedendo quello che ha detto Zarco, ha detto che non riesce a capire come ha fatto Marquez a fare dei podi nella sprint o quel che l'è con quella moto del 2023, cioè come dire, solo un marziano poteva andare così, perché loro adesso sono messi tanto tanto peggio di prima, perché non ce l'hanno più di Marte. E andiamo a guardare qua, partono dal 17° tempo, prendono un secondo e due, quindi il valore fatto che non vale niente, però vuol dire che lui sulla Honda, anche messo non al 100%, camminava come un animale. Quindi c'è un po' da capire due o tre cose da vedere, per dire, no, i giovani, allora c'è questo Fernandez, quinto tempo, però dobbiamo vederlo. L'altro è Acosta è andato forte là, qua però ha preso un secondo e uno, capire cosa è successo è difficile, però per me è uno che andrà forte. Però qui un po' il 15° tempo. Poi il resto, la Yamaha e la Honda, boh, vedremo cosa succederà. Vediamo un po' l'Aprilia e la KTM se si inseriscono dentro nel gruppo Ducati, perché se diventa tutto Ducati poi si rompi pure le palle. Speriamo che comunque l'Aprilia vada veramente forte, ma anche in gara, e un po' anche la KTM. E poi vediamo, dobbiamo aspettare la prima gara. Ma io dico sempre che poi si arriva in Europa e da lì si vede cosa succederà. Comunque ci sarà tanta guerra in casa di casa, tanta bella guerra. Almeno quello ce l'auguriamo, Ezio, perché altrimenti facciamo che non le guardiamo neanche le gare, no? Per fortuna. No, sicuro. Si devono, guarda, si vogliono bene così, invece no, non è così. Loro si ammazzeranno tutti quelli lì. Pecco, Bagnaia, Tigo, Marquez e Martin, mamma mia, quei quattro lì sono Ducati. Secondo me sì, se ne danno di tutti i colori. Vabbè, cioè, voglio vedere, non vediamo nessuno, nessuno vede l'ora, no, che cominci il campionato, la prima gara, la sprint il sabato, perché staremo lì. E comunque posso dirvi che mi è stato detto, boh, guarda, fino alla cos'è la Q1, la prima delle qualifiche fa, non si capirà niente. Lì avremo l'indicazione di come sono messi i vari piloti, no? Per adesso mi hanno detto non stare a guardare i tempi, non stare, perché comunque il più veloce nell'ultimo giorno di test, il migliore nella simulazione gara è stato di Gian Antonio. No, e mi è stato detto che moto ha di Gian Antonio la 2023, e allora vedi, no, mi è arrivato lo scappellotto dal telefono, vedi cosa ti sto dicendo, che la 23 comunque non è così distante. Ma Bobba, ma siccome che poi loro provano tante cose, magari vedi uno di Gian Antonio fa
quando giravano in 52, primo di Gian Antonio, dopo ho girato un secondo e mezzo sotto, però di Gian Antonio ottavo ha preso mezzo secondo. Capito? Sì, sì, però mi ha detto che era il riferimento, è quello che ha fatto la simulazione, no, decisamente più veloce. Sì, ma dobbiamo vedere la gara che cosa succederà, perché poi, poi c'è un certo punto quando va giù la bandiera, c'è lo stesso pieno. Guarda, l'unica cosa che non abbiamo ancora parlato, perché adesso non è ancora saltato fuori, salterà fuori sempre il discorso gomme, perché il discorso gomme sarà sempre una cosa che a metà stagione si muoverà. Chiudiamo con quell'argomento lì, stai lì un attimo, fammi fare l'ultimo break e chiudiamo l'argomento gomme, perché prima mi chiedevano appunto questa cosa. Torniamo subito con Enzo Gianò alla box di Gianò. Nuova Volvo X30 qui da Svezia Car, auto di grande successo. Venite a scoprire le formule d'acquisto con rata mensile, valore di riscatto finale, manutenzione, assicurazione, garanzia estesa, tutto incluso. Vi aspettiamo per una prova su strada qui da Svezia Car, via Giovanni Battista Grassi 98 a Milano. Ciao ragazzi, sono Luca di Motoway, concessionario ufficiale Kawasaki. Volevo presentarvi la nostra gamma Ninja, a partire dalla ZX6R alla ZX4RR, alla Ninja 125, abbiamo ancora una 400 bicilindrica 2023, vi aspettiamo per visionare la Motoway, ciao, grazie! Da JB Cars, concessionario ufficiale Jaguar Land Rover, questa Discovery Sport Approved, 24 mesi di garanzia, dell'anno 2020, unico proprietario, 45.000 km, già mild hybrid, aerodynamic S, IVA esposta, la presentiamo a 39.000 euro, la trovate sul sito jbcars.it. L'SH350 nelle colorazioni 2023 è in offerta, 5.490 per lo standard più 100 euro per lo sport. Sono inclusi il bauletto originale ed il parabrezza con paramani. Vi aspetto alla Motostar. Ciao ragazzi, sono Alessandro Bernasconi, siamo in Bike House Como a Grandate, vi aspetto, siamo una concessionaria ufficiale per la provincia di Como, per BMW. Da noi potrete trovare le moto nuove, le moto usate, le moto dimostrative da poter provare, abbigliamento e tutti i servizi dell'officina. Vi aspetto qui a Grandate, in Bike House Como. Evo Comp Composites produce parti custom e aftermarket in fibra di carbonio per moto Ducati e non, e ti presenta la sua presa aria pinza freno per Panigale Street Fighter V4. Per tutte le parti speciali per la tua moto visita evocomp.eu. Ciao, sono Andrea, amo de moto di Saronno, ho qua davanti a me il nuovo Forte 350 di casa QJ, scooter atomico, partiamo subito dal prezzo, 5.750 euro di scooter con una strumentazione TFT, uno schermo regolabile. Sulla parte anterona abbiamo un doppio freno a disco con pinza radiale, parliamo del peso, 180 kg in ordine di marcia, eroga 34 cavalli, quindi uno scooter ottimo anche in autostrada, vi aspetto a vederlo, a Modo Moto di Saronno. Fassina presenta Audi A5 Sportback Business S-Tronic col 2000 turbo diesel, 150 cavalli, cambio automatico, garanzia 24 mesi a 29.900 euro. Per la tua auto scegli Fassina. MT10 e MT10 SP, 160 cavalli in promozioni con fino a 2.000 euro di supervalutazione per cambiare il tuo usato oppure per accessoriarla come meglio credi. Siamo a Saronno e a Legnano, Motor Times ti aspetta. Ciao! Eccoci qua, parte finale della puntata di Bozzanone questa sera. Ezio, le gomme, perché ti è venuto il sorriso lì? Le gomme, cosa dobbiamo stare attenti alla sfortuna? Le gomme adesso non ne parlano perché non c'è la gara. Io, vabbè, spero che quello che è successo l'anno scorso non succeda più quest'anno, cioè almeno quello, però boh, non lo so, ma cioè, non si può sentirsi dire decidere il mondiale, Michelin ha deciso il mondiale, cioè è logico che non può essere così, perché con tutto il lavoro che si fa con le moto, con i piloti, gli ingegneri, tutto l'ambaradan, non si può essere appesi a quella cosa lì, perché poi ci sono tutte le discussioni, poi non si capisce più niente, si fanno mille ipotesi. Io spero che almeno la prima gara non saltino fuori, perché la prima gara, cioè, spero che arrivano con della roba bella fresca, bella a posto per tutti, che non ci siano i container, il sole, questo, quell'altro. Ma questa roba qua non c'è mai all'inizio. È sempre
verso la fine, verso la fine del campionato, non sa come mai salta fuori queste cose qua. Però vabbè, vinca il migliore. Però ti volevo dire l'ultima cosa legato un po' al progresso che ha fatto le moto. Allora, la Ducati, essendo la moto migliore, campione del mondo, cosa fa? Si evolve su quello che ha, evolve, mette a posto, crea, migliora, perché quando l'ha messa a punto sulla carta, io dico sempre che gli ingegneri che fanno l'elettronica, quelli che fanno l'aerodinamica e la linea che fa il motore, cioè portano comunque qualcosa in più che è difficile fare meglio di quello che hanno, però lo fanno e il pilota è quello che ti dà la risposta. Questo è importante, perché gli altri, se la Ducati va forte, devono darsi da fare. Quindi ho visto un passo avanti anche della Aprilia e sono contento, perché tutti i loro piloti vanno forte, sono tutti lì, perché Espargaro è sempre terzo. Diciamo che su due piste si è sempre messo lì davanti. Parliamo sempre di giro veloce, poi dopo aspettiamo le gare, però vuol dire che hanno lavorato tanto e anche la Aprilia ha fatto una bella cosa. Quindi si evolve su quello che, tra l'altro, dando le 2023 al team, a parte che Olivera c'ha una 2024, vuol dire che una moto in più, ci sono più date, quindi si lavora meglio per portare avanti, perché tutti devono andare vicino alla Ducati, e anche la KTM è così, si evolve, poi dopo la differenza la fanno i piloti, perché se i piloti forti sono quasi tutti sulla Ducati, quelli più forti, perché è arrivato anche Marquez, Morbidelli, come hai detto te, se si mette, è stato un altro pilota forte, quindi la pattuglia Ducati ha molto meglio piloti più forti, quindi gli altri fanno comunque un po' fatica. Vediamo che cosa succederà. La cosa che però mi lascia veramente un po' a disagio è che le due giapponesi, come se non ci sono, cioè la Yamaha è tanto lontana. La Yamaha ha i piloti buoni, le Quartararo lì, sono due che vanno forte, un campione del mondo, uno che ha vinto i Gran Premi e ne ha vinti parecchi con qualunque moto. Ma è tanto indietro sta moto qua, quelli sono in difficoltà, e la Honda, perdendo Marquez, ha perso il 70%. Allora stanno lavorando al buio, perché comunque non hanno punti di riferimento, cioè i punti di riferimento sono quelli davanti, che sono tanto avanti, quindi per loro sarà duro. Spero che si sono un po' nascosti, spero che tutti i pezzi che hanno provato poi li mettono insieme di avere una moto decente, perché lì è tutto, perché senti poi Quartararo, senti poi Marini che parlano anche bene, però ragazzi, qua prendiamo un secondo al giro, vuol dire che se andiamo avanti così, voi quando arrivate voi l'ha fatto la doccia, cioè questa è un po' la cosa che mi lascia perplesso dei giapponesi, ma quasi che tutte e due le Yamaha Honda non sappiano più che direzione prendere, cambia piloti, puoi così cambiare i piloti. Assolutamente sì. Secondo te, in chiusura, Bezzecchi potrebbe aver subito il contraccolpo di aver rifiutato la 2024 del team Pramac, cioè la moto ufficiale, ed essere rimasto lì? Guarda, allora, lì ci sono due aspetti. Uno, che Bezzecchi è riconoscente a VR per quello che gli ha sempre dato. Ha creduto in lui, l'ha preso, comunque... cioè l'ha tirato su perché è un bel manico, è bello suonato. Quindi cosa fa? Ha sposato quello che gli ha dato una grande mano. E quindi a un certo punto, quando sei sul bivio, o ti stacchi, lui doveva staccarsi, guardare solo se stesso e dire: vado a fare il pilota ufficiale, perché con la 2024 è il pilota ufficiale, e automaticamente ti sposti da quella cosa lì. Adesso, rimanendo lì nel VR, io penso che è logico, non gli è andato la 2024, il futuro non sia neanche più lì, cioè io penso che fra un po', penso io, che Rossi prenda la Yamaha, perché la Yamaha comunque gli manca il secondo team,
e probabilmente Bezzecchi sarà l'uomo nuovo da portare avanti. Certo che forse facendo questa scelta, non è detto, però magari tu la moto ufficiale Ducati, quella rossa, non la vedrai mai. Esatto. Può anche darsi che succeda questo. Ciò non significa che con la 2023 deciderà, lui è uno che l'anno scorso ha dimostrato di non essere come gli altri due, però per essere un ragazzo nuovo è andato veramente forte. Adesso lo prende 7 decimi, al decimo tempo, 7 decimi, per me Bezzecchi uno non si nasconde, però c'ha degli ottimi tecnici e penso che riusciranno, perché hanno talmente uno storico di tutto l'anno scorso, anche lì lo aiuteranno. Però ecco, quando vedo qualche pilota di questi qui che comunque non si tirano tanto indietro, che fa fatica, qualche problema ce l'ha. Però penso che, spero che lo risolveranno. Va bene, Enzo, ti lascio andare ringraziandoti infinitamente per la bellissima oretta che ci hai regalato. Riflessioni importanti sulle quali mediteremo. Ci vediamo, spero, settimana prossima, se avrai tempo da dedicarci. Grazie a nome di tutti i nostri tuoi spettatori. Grazie, ragazzi. Saluti ai tifosi, ragazzi, e tutta la banda. Grazie, è sempre gas aperto. Assolutamente, grazie ancora, Enzo Giannola. Ciao, ragazzi, buona serata a tutti. Ciao. Ciao ragazzi, sono Luca di Motoway, consigliere ufficiale Kawasaki. Volevo presentarvi questa fantastica Z900 2024 in promozione a 8.990 euro franco concessionario. Moto pazzesca, prezzo incredibile. Vi aspetto in concessionaria per provarla. Ciao! Da JB Cars, concessionario ufficiale Jaguar Land Rover, questa Velar 2000 diesel 240 cavalli R Dynamic SE, unico proprietario dell'anno 2020, soli 31.000 km IVA esposta, la presentiamo a 57.000 euro. La trovate sul sito jbcars.it. Ciao, sono Andrea, Amo Moto di Saronno. Ho qua davanti a me il nuovo Forte 350 di casa QJ, scooter atomico. Partiamo subito dal prezzo: 5.750 euro di scooter con una strumentazione TFT, uno schermo regolabile. Sulla parte anteriore abbiamo un doppio freno a disco con pinza radiale, eroga 34 cavalli, quindi uno scooter ottimo anche in autostrada. E vi aspetto a vederlo, a Modo Moto di Saronno. Nuova Volvo X30 qui da Svezia Car, auto di grande successo. Venite a scoprire le formule d'acquisto con rata mensile, valore di riscatto finale, manutenzione, assicurazione, garanzia estesa, tutto incluso. Vi aspettiamo per una prova su strada qui da Svezia Car, via Giovan Battista Grassi 98 a Milano. Ciao ragazzi, sono Alessandro Bernasconi, siamo in Bike House Como a Grandate, vi aspetto, siamo una concessionaria ufficiale per la provincia di Como, per BMW, da noi potrete trovare le moto nuove, le moto usate, le moto dimostrative da poter provare, abbigliamento e tutti i servizi dell'officina. Vi aspetto qui a Grandate, in Bike House Como. Fantastico Neos in tutti i tre colori, bianco, nero o acquamarina, in offerta il modello dual battery, quindi con due batterie, a 2.999 euro. Premia la tua mobilità da Motor Times, Saronno e Legnano. Fassina presenta Citroen C3 Aircross Fill, 1.2 benzina, 110 cavalli, chilometri zero, full optional a 18.900 euro. Per la tua auto scegli Fassina. Non poteva mancare la Honda 750 nelle offerte invernali di Motostar. Il prezzo è veramente interessante, 7.500 euro franco concessionario. Vi aspettiamo da Motostar. Fassina presenta Fiat 500 Lounge 1000 benzina 70 cavalli con soli 22.000 km, con Bluetooth, climatizzatore, smartphone mirroring, garanzia 12 mesi a 15.600 euro. Per la tua auto scegli Fassina. Gamma Fantic Caballero 500 in pronta consegna con sconti fino a 800 euro. Ti aspetto da Kimoto.